Ma innanzitutto io sono molto affezionato a Urbino Jazz, Urbino Plays Jazz. Sono stato uno di quelli che l'ha fondato insieme ai ragazzi di Urbino molti anni fa, oramai, sette credo. E quindi per me è sempre speciale tornare qua. Poi tornare, diciamo, tra virgolette, in provincia, non nella città, è ancora più bello perché credo che è proprio bello portare, ecco, anche nei posti un po' meno usuali, un certo tipo di musica, di concerti, e la gente piace e quindi questo mi fa molto piacere. Riguardo alla band, questo è il primo concerto del mio nuovo album che è uscito ieri. Abbiamo fatto una data zero, ma questo era il primo concerto, quindi è stato molto emozionante, davvero. Io ho cominciato a suonare che avevo 3 anni, non credo che ricordo nella mia vita 7 mesi senza suonare da qualche parte, perché io suonavo per strada da bambino, poi la musica folk, poi insomma. E tornare così a suonare con questi musicisti che sono tra i miei preferiti in assoluto e anche grandi amici, noi siamo una vera e propria compagnia, cioè viaggiamo insieme, stiamo insieme, insomma veramente viviamo, ecco, c'è proprio questa voglia di vivere insieme la musica, questo tour, e quindi è stata una roba, così bella che ancora non mi sembra vero in realtà, ancora la devo realizzare del tutto. E diciamo che sì, la percezione è quella, insomma, che le cose stanno cominciando a risuccedere. Per fortuna io ho un tour molto lungo con questo album. E dai, speriamo bene, insomma, sembra davvero che la gente abbia, come tutti noi, anche la gente abbia voglia di tornare a vivere, di ascoltare musica, concerti. Dai, le premesse ci sono tutte, insomma, per un ritorno finalmente alla normalità. Sì, una bella serata che testimonia anche, dai, una ripartenza dopo un periodo che abbiamo vissuto chiusi dentro casa, quindi l'idea voleva essere quella, ecco, di celebrare, tra virgolette, una ripresa alla vita più o meno normale, ecco, diciamo così. Gli sforzi che sono stati fatti dall'amministrazione comunale vanno tutti in questo senso qua, quindi dal primo DPCM di riapertura di maggio abbiamo cercato, ecco, di riabbellire un po' il centro storico, renderlo fruibile sia dal punto di vista commerciale, ma anche dalla gente, dalle famiglie, dai ragazzi, da chi volesse, ecco, usufruire e stare nel centro storico di Sant'Angelo. La nostra è una giunta che è un'amministrazione comunale che si è insediata da poco, a settembre del 2020, ma tra le premesse che abbiamo sempre citato è sempre stata quella di promuovere un territorio, quindi non un singolo comune, perché poi oggi nei sistemi relazionali moderni, se non fai parte di un sistema un po' più ampio, non si va da nessuna parte, quindi dobbiamo sempre di più, ecco, convincere anche le realtà locali, i nostri cugini vicini, a fare un discorso di territorialità e non di singolo comune, è ovvio. Avremo in calendario adesso poi normative di legge permettendo una serie, da noi sono famosi i mercoledì di shopping, avremo a metà luglio un concerto del Rossini di Pesaro, grazie all'Avis, quindi è un calendario ricco di eventi e l'auspicio, ecco, anche a tutta la gente che vuole venire a Sant'Angelo può godere di questo clima festoso, ecco, di manifestazioni. Questo è stato un evento riuscito grazie a Riccardo Conte dell'associazione Urbino Jazz, Pro Loco. Abbiamo cercato, ecco, di cogliere questa opportunità e di sfruttarla a vantaggio dei cittadini di Sant'Angelo.
Sì, sì, siamo felicissimi. Dopo il successo di ieri sera, questa sera abbiamo replicato in una piazza nuova e non è sempre facile. Noi eravamo sicuri per il valore degli artisti che c'erano sul palco ed è andata veramente benissimo. Siamo a questo punto veramente, speriamo, pronti per agosto. Di più di così non potevamo chiedere. Ringraziamo Carmine Ioanna Music Company, Francesco Berzatti, Carmine Ioanna e tutta la band, veramente favolosi. Non è facile portare il jazz nelle province, negli altri paesi, ma questa sera il pubblico è stato fantastico. Adesso siamo a fine concerto, ma la gente è stata veramente partecipativa e noi più di così non potevamo chiedere. Siamo veramente, veramente contenti. Veramente. Sì, sì, ormai è cosa saputa da tutti che Rafael sarà nominato presidente onorario dell'Associazione Urbino Jazz Club e inizieremo con lui, col suo trio, e poi continueremo con Fabrizio Puglisi, Stefano Bedetti e Rita Marco Tulli, tutti musicisti che non hanno bisogno di presentazione. La prima collaborazione con Fano Jazz, chiuderemo con la collaborazione con Fano Jazz il 9 di agosto, quindi adesso ci riposiamo, siamo felicissimi, ci siamo caricati di energia e siamo pronti per continuare. Grazie. Grazie a tutti e grazie a Sant'Angelo, al comune di Sant'Angelo, grazie.